Graziano Scaminaci Giulio, il sedicenne di Nicosia che il 7 settembre del 2020 perse la vita in un incidente sulla strada 120 Nicosia-Troina dopo aver perso il controllo della motocicletta, non solo non era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, ma potrebbe essere stato vittima di un omicidio stradale. Per il perito della Procura di Enna, infatti, a determinare la perdita di controllo fu la grave azione di disturbo da parte di un veicolo non individuato. Adesso chi sa qualcosa sull'incidente lo riferisca per rendere giustizia a Graziano, ragazzo per bene e ben voluto da tutti. È l'appello dell'avvocato Mario Cosentino, legale dei familiari del ragazzo morto mentre rientrava a casa in una zona residenziale a una decina di chilometri da Nicosia. È deceduto 12 giorni dopo l'incidente in un ospedale di Catania dove era stato trasportato in elisoccorso. A stabilire la dinamica dell'incidente inizialmente ritenuto autonomo è stata la perizia dell'ingegnere Emanuele Magro disposta dalla Procura di Enna dopo la querela presentata dai familiari per avere chiarezza. Analizzati ed elaborati tutti gli elementi molto diligentemente acquisiti dai carabinieri intervenuti sui luoghi, spiega l'avvocato Cosentino, il perito della Procura ha ipotizzato quattro ipotesi possibili, di cui ben tre riconducibili a una grave azione di disturbo condotta da parte di un altro veicolo, mentre la quarta ipotesi, molto improbabile, potrebbe essere riconducibile a un malore del ragazzo. Purtroppo sul tratto di strada non ci sono telecamere e quindi la madre, il fratello di Graziano, il padre, dopo qualche mese morto, stroncato da un infarto a soli 52 anni, lanciano un appello a chiunque possa avere informazioni sul mezzo che quella notte potrebbe avere provocato il terribile incidente.